Allora, Giovanni mi chiede, per il gusto, hai utilizzato i codici che ho visto, ma non hai utilizzato un codice parlante, cioè come faccio ad avere ordinata la lista dei gusti? Non ho capito, Giovanni. Intendi per i cioccolatini o per i succhi? Ok, prendiamo l'esempio del succo. Allora, input strutturati, succhi di frutta. Solar, Giovanni. Ok, in pratica nella codifica io utilizzerei G come prima lettera. Ok, vediamo. Allora, apriamo la struttura. Succhi di frutta, lettera. Ok, la B forse, perché la G non ce l'abbiamo, cioè per me non è valorizzata, è l'elemento 7. Ok, te dici, io per definire il tipo di, la tipologia di succo utilizzo la lettera B. Allora, se noi apriamo la distinta base, così vediamo anche un'altra tipologia di distinta base. Allora, quando vado a definire il tipo di succo qui, per me è un semilavorato. Io l'azienda produco internamente anche il succo, quindi come semilavorato. Il solare in realtà è proprio la fase di imbottigliamento. Ok, allora, come ti dicevo, però Giovanni, io qui utilizzo il semilavorato, quindi io mi sono creato un codice parlante SML vero vero. Se io vado nell'anagrafica degli articoli, faccio magazzino, anagrafica degli articoli. SML 00, io vedi qui ho i tipi di articoli. Naturalmente, come lo prendo? Si utilizzi la lettera B. Io vado nella distinta base, ho utilizzato la lettera B. Cioè, in base al tipo di prodotto finito che devo andare a imbottigliare, mi prendi quel tipo di semilavorato, che corrisponderà al semilavorato, non so, se prendo la bicocca, semilavorato albicocca. Esatto, sì, ho messo una parte di, insomma, più o meno io le ho organizzate tutte uguali, le mie distinte basi, ho sempre messo una parte di codice che è uguale per tutti, diciamo, tutti gli articoli. Ok, ci siamo. Vi voglio far vedere uno sviluppo, così lo vediamo interamente. Esempio, possiamo creare delle distinte basi molto più complesse, tipo. Questa poi non è neanche tanto complessa, una delle più complesse è questa qui. Cioè, più complessa, diciamo un po' più lunga a livello di fasi, che è questa, cioè la produzione del mio semilavorato per il prodotto finito Juice. Quindi per me il Juice è una tipologia di marca del succo che produce la mia azienda e vediamo delle cose nuove che non abbiamo mai visto. Vediamo una condizione, articolo particolare sulla fase, vediamo l'utilizzo della X, che sono le lettere che abbiamo nelle strutture. Nel resto, bene o male, sono articoli composti, quindi li abbiamo già visti. Allora, ritorniamo un attimo sulle slide, poi magari ci focalizziamo su queste cose che non abbiamo ancora visto. Quindi qui abbiamo fatto. Qui parliamo di tabella abbinamenti, direi che possiamo tralasciare. Ok, allora.
parliamo di condizione, abbiamo visto che abbiamo le condizioni a livello di componente, andando in modifica, inserimento di nuova componente nelle condizioni. Se parliamo di strutture, possiamo condizionare quel componente a un articolo di tipo variabile, e quando diventa variabile? Quando ci sono gli punti esclamativi, indipendentemente da quel tipo di prodotto finito, ma quando incontri quell'elemento di struttura, mi prendi quel componente, la stessa cosa la posso fare a livello di fase di lavorazione. Naturalmente vale sia per le strutture che non, perché io qui ho condizionato praticamente la mia fase della lavorazione in materia prima nel caso in cui vado a produrre un prodotto finito dove nella posizione del suo codice presenta la A, la E e la A. Allora andiamo in modifica di una fase. Quando andiamo sul campo ulteriore descrizione condizioni, mi si attiva il campo delle condizioni. Posso scegliere se condizionare la fase a un articolo, quindi la produzione di un articolo, al cliente, quindi se produco per un cliente quella fase me la prendi o meno, alla condizione di semilavorato. In questo caso io l'ho condizionata all'articolo, cioè quando io praticamente vado a produrre, allora, condizione articolo. Volevo farvelo vedere, ma quando io praticamente vado a creare un input, un prodotto finito e in questa posizione del codice incontra la E e in questa posizione del codice incontra la A, mi devi prendere allora anche questa fase di lavorazione, altrimenti non me la prendi perché questa qui è condizionata soltanto in queste tipologie di condizione. Quindi facciamo un esempio, mi devi prendere allora G940. Quindi riconosce che anche questa è una struttura. Che possibilità ho? Abbiamo detto quando incontra la E e la A. In questo caso, se voi guardate, è stata studiata proprio ad hoc. Quando incontra la E e la A, nel mezzo abbiamo un punto interrogativo, quindi sicuramente il mio elemento avrà una lettera tra la E e la A. Vediamo che nella mia lista delle mie variabili, delle mie varianti, ho soltanto la mela e la pera. Lo potevamo dedurre dal fatto che la lavorazione interessata a questa fase è pelatrice ed è torsolatrice. Quindi, quando mi devi prendere quella fase di lavorazione? Quando io produco per la mela e per la pera. Se produco per la pesca, non me lo devi prendere, perché quella fase è condizionata quando in quell'articolo variabile, in quelle posizioni, incontri una lettera E o una lettera A. Quindi, se io faccio il juice, diciamo il succo di mela, il mio semilavorato per la produzione del mio prodotto finito juice. Vediamo come quella fase che è la numero 4, perché non me la prende? Vediamo un attimo perché ho fatto delle modifiche, può essere che ci lavoro per fare anche il CQ e a volte mi perdo per strada i pezzi. Allora. Ve lo volevo far vedere, ma sicuramente ho sballato la distinta base e quindi non me lo prende. Allora, proviamo a fare la distinta base a livelli. Proviamo. Proviamo ad andare sul prodotto finito. No, c'è qualcosa che non va. Ah no, me l'ha presa. Questa è un'altra tipologia di distinta base. Lui mi sviluppa il semilavorato, quindi sicuramente qui. Partendo dal prodotto finito me la sta leggendo bene, forse ho sbagliato qualcosa nella codifica. Comunque vediamo che siccome produco per il succo mela, oppure l'altro era pera, poi lo vediamo, mi prenderà nella stampa anche quella lavorazione e me la ritrovo qui e mi dà anche il numero di fase, la 4.
Forse perché l'ho condizionato a articolo, quindi lui mi legge il prodotto finito. Comunque dopo devo fare, faccio una verifica. Comunque lui me la prende, vediamo. Se invece io provo a sviluppare per un altro variabile che non è né pera né mela, in teoria lui non me la dovrebbe prendere, se non ho fatto casini durante il CQ. Infatti vediamo che la fase numero 4 lui non me la prende. Adesso l'abbiamo fatta in maniera molto più complessa, però lo vediamo applicandola a una distinta base semplice, così cerchiamo un attimo di capire. Allora, chiudiamo un po' di finestra. Ok. Distinta base primaria. Perfetto. Prendiamo quella che abbiamo creato oggi, che ci siamo basati per fare gli esempi, creiamo una nuova fase, facciamo fase condizionata, magari prendiamo una descrizione già esistente, produzione, condizioniamola. Intanto inseriamo un componente, quindi prendiamo sempre il nostro cioccolato bianco, grammi e 200. Ok. Condizioniamo la fase di produzione, quindi modifica fase, condizioniamo. Condizioniamo esempio a un cliente, quindi F2 crea, vado a cercare un codice conto del cliente, AltroGusto SPA. Quindi quando io produco per AltroGusto SPA, in teoria quella fase me la deve prendere. Se produco per altri clienti, non me lo deve prendere. Se non produco per nessun cliente, non me la deve prendere. Quindi facciamo la stampa. Stampa, produzione, stampa e sviluppo distinta base. Andiamo a stampare senza inserire un codice conto e vediamo che lui mi prende soltanto la fase di riempimento. Mentre se io vado a inserire, se non sbaglio, era AltroGusto SPA e vado a stampare. Lui mi prende anche infatti la fase produzione e mi riporta che è condizionata a quel codice cliente. È un po' come le condizioni componente, ma a livello di distinta base. Naturalmente valgono le stesse condizioni, se vi ricordate abbiamo condizione prodotto finito, articolo, semilavorato, cliente, l'unica che non possiamo condizionare la fase a differenza del componente è la taglia e la data. Però le altre sono le stesse funzioni, quindi se io qui cambio il codice cliente e metto tipo Autogrill Ferraresi, lui naturalmente non me la prende. Eccetera. Dopo per il semilavorato e il prodotto finito, naturalmente dipende anche se questa distinta base poi va all'interno di un'altra distinta base. Infatti, in quel caso di prima, secondo me, perché il mio ragionamento lo stavo sbagliando io, era che questo qui, essendo un semilavorato del mio prodotto finito JUICE, questo qui è il codice del mio prodotto finito A. Quindi, quando il mio prodotto finito JUICE incontra la mela o la pera, allora mi prendi nello sviluppo della tua distinta base i vari componenti, mi prenderai quando svilupperai anche la distinta base del semilavorato, la pelatrice e la distorcolatrice. Quindi anche qui abbiamo condizione semilavorato prodotto finito. Ed è, lo possiamo utilizzare o un articolo semplice, quindi nulla mi vieta che può essere semplicemente un articolo di magazzino, dell'anagrafica articoli, oppure gli articoli variabili nel caso di strutture, quindi utilizzando il punto interrogativo. Sì, Giovanni, diciamo che le condizioni valgono per codice conto. Poi in realtà, come vi dicevo, però è sempre per codice conto, perché anche la distinta base di variazione comunque è prioritaria del cliente, però non è che noi facciamo dei controlli sulla zona, la categoria statistica, eccetera. Almeno, non credo ci siano questi filtri. Sì, dopo lì Giovanni, se ci sono lavorazioni che vanno per mercati esteri,
Cioè lì dopo entrano anche altri concetti di produzione, quindi non è tanto a livello di istinta base, bisogna vedere se utilizzate il conto lavoro esterno, quindi bisogna capire anche un po' qual è la situazione che ti interessa. Però diciamo che il componente e la fase possono essere condizionati al cliente, sia la fase che il componente, al prodotto finito, quindi articolo o semilavorato, che abbiamo detto essere la stessa cosa a primo livello perché un prodotto finito può essere venduto come prodotto finito o come semilavorato. E poi non abbiamo naturalmente la differenza del componente per la fase, la condizione tale e la condizione adatta. Ok, io direi che per quanto riguarda le strutture, lo sviluppo dei componenti l'abbiamo fatto. Un'altra cosa che magari facciamo adesso così non ci dimentichiamo più è che quando io sono sul campo ulteriore descrizione e condizioni, oltre alle condizioni ho attivo un nuovo tasto, cioè un tasto che è il semilavorato automatico. Quando utilizzo i semilavorati automatici, anche questi, diciamo, sono argomento di avanzamenti di produzione, ma me li posso far vedere, nel senso che almeno come si costruiscono e qual è un po' la logica dell'utilizzo del semilavorato automatico. E si utilizza il semilavorato automatico soprattutto in conto lavoro. Perché? Qual è la logica? Facciamo finta che ho il mio prodotto finito, che è il Solar. Però il semilavorato è un po' tutto quello che riguarda la produzione, quindi avrà una sua distinta base. Io a magazzino avrò caricato quindi tutte le mie produzioni di semilavorati. Quando andrò a produrre veramente il prodotto finito del Solar, andrò a prelevare a magazzino il tipo di semilavorato sulla base del prodotto finito che devo produrre. Entriamo un attimo nell'ottica di una produzione in cui utilizzi i semilavorati automatici, come funziona? Cioè, qui abbiamo praticamente, vi spiego un attimo la situazione, poi entriamo nel merito della costruzione del semilavorato. Anche questo è un altro di quegli argomenti che è molto difficile all'inizio da capire, ma poi una volta che si fanno delle varie prove si riesce a entrare nella logica e si vedrà che sono molto utili. Facciamo finta che io nella mia prima fase, che è l'imballaggio, mando esternamente a un terzista delle bottiglie di vetro. Praticamente, che sono bottiglie classiche di vetro, senza nessuna conformazione, nessun disegno, nessuna grafica. In più associo un articolo di tipo L, perché poi farò un ordine al fornitore per quella lavorazione. Quindi il mio terzista. Cosa succede? Che allo scarico della mia prima fase di lavorazione, cioè quando ho rientro del mio conto lavoro, cosa mi ritorna? Io ho mandato delle bottiglie semplici e un articolo tipo L, diciamo, è l'ordine al mio terzista, ma lui cosa mi rientrerà? Mi rientrerà un codice di semilavorato, un codice di un articolo lavorato, quindi la mia bottiglia è stata lavorata, ha subito delle trasformazioni. Per gestire la casistica utilizzo i semilavorati automatici, sono dei codici fittizi che allo scarico della prima fase, in questo caso, mi si propongono come codici da caricare a magazzino per l'utilizzo delle fasi successive. Quindi, dove si vanno a inserire? Modifica fase, semilavorato automatico, avete quindi l'input guidato, cioè alla termine, diciamo, allo scarico della prima fase, cosa vuoi farti ritornare? Voglio farmi ritornare un codice articolo che inizia con botla e poi tutti i punti interrogativi. I punti interrogativi praticamente mi vanno a occupare posizionalmente quello che è l'elemento del mio prodotto finito. Cioè botla mi andrà a sostituire naturalmente il codice Solar, il codice botti, che sarebbe praticamente il mio articolo. Cioè botla mi andrà a sostituire il codice del prodotto finito. Mentre gli altri punti interrogativi mi prenderanno la parte del mio prodotto finito che corrisponde posizionalmente a quell'elemento. È un po' come gli articoli composti. Facciamo un attimo uno sviluppo per capirci. In realtà, più che sviluppo, dovrei proprio farvelo vedere, magari lo facciamo vedere velocemente. Però, ripeto, questo è un argomento che chi seguirà anche il corso degli avanzamenti lo riprendiamo. E lo spieghiamo, però è per farvelo vedere un attimo l'utilizzo. Quindi se io vado in bolla di lavorazione, che è il documento interno per gestire gli avanzamenti in Excel, e quindi io carico a produzione il mio Solar, pesca, vetro da 200, cosa succede? Facciamo in quantità 1, confermo,
iniziamo la produzione. Ho detto che allo scarico della prima fase mi si propone il codice di semilavorato automatico. Quindi vado a scaricare la prima fase. Adesso chi non conosce la bolla di lavorazione, prenda quello che faccio per com'è. Poi ripeto, quando faremo gli avanzamenti capirete anche perché faccio certe operazioni. Comunque, vediamo lo sviluppo della mia distinta base. Questo è lo sviluppo derivante dal mio articolo composto. Botti le lettere A che mi vanno a prendere la radice, la CCC e la DDDD. Quindi questo è lo sviluppo, diciamo, della mia distinta base. Botti, Solar, Vetta, 200. Ho detto che quando rientro, diciamo, da un conto, adesso io non ho fatto il conto lavoro, ma ve lo faccio scaricare proprio per farvi vedere. Facciamo finta che faccio lo scarico, quindi mi rientrano le mie materie prime, creo il mio documento di scarico, riconosce che c'è un semilavorato automatico e il programma mi dice: a seguito di operazioni sulla bolla, sono stati rilevati dei semilavorati da caricare. Esegui il caricamento. Lui cosa fa? Lui va a costruirsi praticamente, mi prende il codice del prodotto che gli do io. Naturalmente deve essere un codice codificato nell'anagrafica degli articoli, semilavorato automatico. Potete anche lì utilizzare o un codice semplice o un codice strutturato. Per me Botla è una struttura. Dove prendo PESC, VET, VETRO 200? Lo prendo praticamente dal mio prodotto finito. Il mio prodotto finito posizionalmente dai punti interrogativi. Quindi se faccio input strutturato, il gusto, la confezione, il formato, mi prendi quelle del prodotto finito che io sto sviluppando. Quindi la bottiglia non è più botti, ma mi ritornerà indietro botla, cioè bottiglia lavorata. Bottiglia lavorata pesca 200 ml vetro. Perché 6 e non 1? Perché io in distinta base avevo detto che quando utilizziamo un semilavorato automatico o un link, ci si attiva il campo quantità. Naturalmente anche qui va utilizzato sulla base delle logiche che avete attribuito al vostro prodotto finito. Per me, quando produco se prodotto finito è Solar, il mio prodotto finito, se io vado nell'anagrafica articoli di Solar, ok, in visualizzazione, tanto non mi interessa, nella descrizione cos'è? Che il mio prodotto finito è una confezione da numero 6 succhi. Quindi è vero che ho messo un pezzo in produzione, ma un pezzo corrisponde a una confezione con 6 bottiglie. Quindi è giusto che la quantità di semilavorato che mi ritorna è praticamente 6. Naturalmente voi potreste dire, ma 6 l'hai già messo in distinta base, perché l'hai messo qui? Perché lui, il semilavorato automatico, si basa sulla quantità messa in produzione, non sulla quantità di distinta base. Se io qui non mettevo 6, lui al termine dello scarico della prima fase mi proponeva un solo pezzo di bottiglia lavorata, perché lui prende come quantità la quantità diciamo, della produzione, quindi che ho messo in bolla di lavorazione. E non mi ritorna naturalmente i 6 pezzi presenti che io ho mandato, diciamo, in conto lavoro. Quindi bisogna un attimo stare attenti all'utilizzo anche del campo quantità con i semilavorati automatici. Utilizzo i punti esclamativi quando voglio riempire praticamente il codice, i punti interrogativi quando voglio riempire l'intero codice, utilizzo il punto esclamativo quando voglio saltare la posizione, quindi la botla non prenderà il gusto, ma andrà direttamente, sarà botla, confezione, formato in base a quello che ho messo a livello di prodotto finito. Se utilizzo direttamente il dollaro, praticamente lui mi prenderà proprio il codice del prodotto finito, per come l'ho scritto, fino al raggiungimento del numero massimo di caratteri. Lo vedete comunque anche nell'help F1, dollaro verrà sostituito dal codice del prodotto finito, punto interrogativo verrà sostituito dal carattere del PF posizionale, punto esclamativo salta al carattere del PF posizionale. Cioè, se a me non interessava avere nel semilavorato automatico la parte relativa al gusto, gli avrei messo punti esclamativi, in modo tale che quando mi caricava, diciamo, mi proponeva il carico dei miei semilavorati automatici, la parte del gusto, la parte di codice gusto, non veniva inserita all'interno del codice botla. Naturalmente, qual è l'andamento che ho voluto attribuire al mio semilavorato? Che una volta che io l'ho caricato, la seconda fase è semplicemente una fase di prelievo, quindi a me non interessa scaricare i miei semilavorati, cioè le mie bottiglie lavorate, perché immaginiamo che è soltanto un prelievo a magazzino del mio semilavorato, una fase intermedia. Allora, perché c'è quel chiocciolo a zero? Perché se io vado nel semilavorato automatico, gli devo dire che per questa fase non ci deve essere nessuno scarico del semilavorato.
imposti il flag, automaticamente vi mette chiocciola a zero. Poi successivamente, siccome io seguo la fase di imbottigliamento, a quel punto voglio che mi vengano scaricati insieme agli altri componenti derivanti dallo sviluppo della distinta base, anche i semilavorati automatici precedentemente caricati a fase 1, allora gli dico quei semilavorati automatici che hai caricato a seguito dello scarico della fase 1, me li scarichi al 100%. Nulla vieta che io possa scaricarne al 50%, quindi mi scaricherà non 6 ma 3, e poi nella fase 4, perché magari seguo un'altra fase, gli mettevo gli ulteriori 50%, e quindi potete parzialmente scaricare anche un semilavorato automatico. Nulla mi vieta che in fase, se io non scarico nulla, posso anche caricare contemporaneamente un altro semilavorato automatico mettendo un altro codice qui, e nulla mi vieta che se io scarico contemporaneamente al termine, quindi della fase, posso anche caricare un codice semilavorato. Quindi posso fare posso avere n possibilità per ogni fase di lavorazione. Però ripeto, adesso prendetelo così per come l'avevo detto, ma era solo per farvi capire che sul campo delle ulteriori descrizioni, oltre alle condizioni, avete anche la possibilità di gestire l'utilizzo di questi codici fittizi che entrano ed escono all'interno di una produzione. Vengono utilizzati soprattutto per il conto lavoro o chi non vuole gestire le sottobolle di lavorazione, quindi che vuole caricare al seguito dello scarico dei componenti dei codici di semilavorato tra una fase e l'altra. Io l'ho visto soprattutto utilizzarlo nel settore tessile, quindi parzialmente scaricavano i pezzi di un vestito, esempio, per le cuciture, le varie cuciture, e quindi all'inizio creavano tutti i vari pezzi, tutti i vari modelli, e mano a mano andavano a scaricarsi quella parte relativa al pezzo che dovevano produrre. L'ultima cosa che vi volevo far vedere delle strutture. Esatto, Giovanni, bisogna approfondire. Purtroppo abbiamo poco tempo. Io cerco di spiegarvi nel dettaglio tutto quello che posso spiegarvi, però naturalmente ci sono tantissime possibilità, tantissime funzioni. La produzione è un modulo molto ampio, bisogna un attimo entrare nel merito di ogni casistica, fare le prove e poi cercare di capire per ogni cliente qual è l'esigenza e quindi come applicare le varie funzionalità. Spero di spiegarvelo, diciamo di raggiungere informazioni più possibili, però naturalmente come vedete sto andando anche veloce perché ancora abbiamo tante cose da dire e quindi. Allora, l'altra cosa che volevo far vedere semplicemente è che nelle strutture, nel campo quantità del componente, avevamo quella XYZ. Dove le troviamo? La XYZ le troviamo sempre nelle strutture, quindi tabelle, strutture articoli. Abbiamo i nostri succhi di frutta. Esempio, possiamo utilizzare la XYZ come ulteriori dati per il calcolo delle quantità. È un po' un'altra di quelle condizioni, Giovanni, che mi sa che me lo sottolineavi te, di utilizzo di una sola riga di componente e sulla base della quantità che mi serve di quel componente, io vado a sviluppare la mia distinta base, diciamo la mia quantità. Quindi per me la X corrisponde al campo quantità. Quindi quantità diciamo, che devo prelevare, il rapporto di conversione 1, ma a quale posizione della mia struttura devo andare a prelevare quel valore presente in quel campo? Il 15-18. Noi sappiamo che per me il formato dei miei succhi sono 200. Allora andiamo a vedere un attimo Solar cosa ha di formato. Allora qui adesso chiudiamo. Andiamo in produzione, stampe, stampe, sviluppo. Vabbè. Se non caricate il semilavorato, vi comunica comunque che avete ancora dei semilavorati da caricare. Se io prendo Solar e vado a vedere cosa c'è di variabile nella casella, diciamo nell'elemento formato, ho 200, 1000, 1500. Quindi io posso mettere 200 o 1000 e 1500. Naturalmente vi ho detto che per me il Solar è il mio prodotto finito, diciamo la fase di imbottigliamento, un po' la distinta base che si occupa di imbottigliare, quindi cosa mi dice? Cioè il 1500 vuol dire che io dovrò avere una bottiglia con 1,5 litri di succo, quindi è un altro modo per utilizzare la quantità. Come faccio a dirgli mi devi prendere 1,5 litri di semilavorato di succo? Naturalmente utilizzo la X. Io gli dico la X corrisponde nella tua struttura al campo del formato, che per te il formato, per me il formato è 200, 1000, 1500, quindi è un valore numerico. Quindi da 15 a 18, proprio l'intero campo mi devi prendere.
vado nella distinta base di Solar. Non qui, ma qui. Vediamo come il mio semilavorato è 6 per x fratto 1000. Ho sempre una misura di riferimento perché se io prendo 1000 fratto 1000 è 1. Quindi se io produco per 1 litro, cos'è 6 per 1? 6 litri, cioè mi devi prendere 6 litri. Ho 6 bottiglie da 6 litri. Oppure se io produco per 1 litro e mezzo sarà 1500 fratto 1000 per 6. Quindi in base al calcolo che viene fuori dalla formula, io prendo delle quantità di semilavorato, quindi di succo. Facciamo lo sviluppo così lo vediamo. Pesca vetro da 200, cosa farà? Farà il calcolo utilizzando quella posizione del mio elemento perché gli ho messo la X, vediamo quanto ci preleva di succo alla pesca, ci prenderà 1,20 litri, cioè 6 per 200 fratto 1000, quindi il risultato è 1,20 litri. Se io invece metto 1 litro, quindi metto al posto di 200, vado a impostare 1 litro, quindi lui prenderà 1000, farà 6 per 1000 fratto 1000, qui è un po' tipicamente è matematica pura, quindi lui cosa mi prende? 6 litri di succo, perché è 6 per 1. Quindi sono proprio le funzioni matematiche. Quindi sono altre 3 lettere che potete utilizzare e sfruttare praticamente sulla base dei vostri elementi di struttura per il calcolo delle quantità. Io ho sfruttato il formato per calcolarmi le quantità di semilavorato di succo da prelevare sulla base del mio protofilm. Ok. Allora, abbiamo fatto tutto relativamente alle strutture, direi che possiamo passare a un altro argomento. Perfetto. Avete delle domande? Tutto chiaro? Non sono stato bravo a spiegarvi le strutture, lo potete dire? Ok, vedo che nessuno dice nulla, quindi direi che ci siamo. Tutto chiaro, perfetto. No, prima di parlare delle tabelle abbinamenti dobbiamo trattare delle distinte basi di variazione. È una cosa molto veloce, quindi ci stiamo relativamente poco. Vi ho detto che ogni distinta base primaria viene definita anche distinta base aperta perché io posso anche semplicemente inserire un indice e sulla base di quell'indice posso variare la mia distinta base. Quindi le mie distinte basi di variazione sono tre: distinta base articolo e quella è relativa alle strutture, poi vediamo perché, distinta base cliente di variazione cliente e distinta base di variazione ordine. Vediamo prima quella cliente e quella ordine, che sono le più semplici e ci mettiamo veramente poco. Allora, la distinta base di variazione cliente, la logica è un po' quella, è un altro modo di condizionare o variare la mia distinta base, diciamo sulla base del codice conto cliente. O come vi dicevo prima, mi inserisco i componenti e condiziono per il cliente, oppure inserisco una distinta base prioritaria del cliente che in base alla lettura degli indici in distinta base mi andrà a sviluppare, a modificare quelle righe di codice, quindi articolo. Ok, Giovanni, me lo segno questa cosa, poi comunque vediamo. Al momento non esiste però, come ti dicevo, se ti interessa una stampa per vedere tutto quello che non è diciamo, condizionato, ma senza lo sviluppo e le condizioni, è quella stampa lì. Se vuoi una stampa per quantità, al momento non è disponibile. Poi in realtà tutto il fabbisogno, tutta la logica dei fabbisogni, come ti dicevo, abbiamo l'MRP, quindi la funzione del fabbisogno, quello lo vedrete successivamente nel corso avanzato. Ok. Allora, le distinte basi di variazione cliente, dove le andiamo a inserire? Un po' come le distinte basi primarie, o le inseriamo direttamente dal menu funzione, quindi qui inserisco un codice cliente, poi inserisco quella che è la distinta base, o vado direttamente nella rubrica clienti e fornitori, entro all'interno di un codice cliente
condizioni, automatismi, condizioni, documenti di magazzino a distinta base di variazione. Naturalmente non ha una suddivisione in fase di lavorazione, perché a noi non è che interessa la suddivisione per fasi, ma come vi ho detto, quello che importa a noi è l'indice, cioè la chiave di accesso per le mie distinte basi di variazione. Quindi andiamo a inserire una distinta base, potete inserire fino a 5.000 componenti, i limiti sono sempre quelli, quindi è un'unica fase, tra virgolette, con 5.000 componenti. Io qui ne ho già una per dolci sapori. Allora, dolci sapori, facciamo finta che per la mia produzione lui necessita di un articolo etichetta adesiva personalizzata. Prendiamo una distinta base, allora il nostro indice è etipers, naturalmente se vogliamo che influisce la distinta base di variazione dobbiamo inserire in quella distinta base questa riga di componente con questo codice, come vi ho detto può essere anche semplicemente una riga con l'indice basta, quindi etipers, andiamo nelle nostre distinte basi, prendiamo un articolo, dobbiamo l'etichetta. Dove abbiamo l'etichetta? Dov'è che avevamo l'etichetta? Mi sa invalid. Perfetto. Quindi io ho aggiunto l'indice etipers a livello di etichetta adesiva perché il mio prodotto finito di base ha una etichetta sua. Però per quando io produco per quel cliente vuol dire che lui necessiterà di una sua etichetta personalizzata perché magari ha un evento, perché magari proprio quel cliente vuole una sua personalizzazione. Quindi ritorniamo alla distinta base di variazione del cliente. Ok, Giovanni, ho capito, capito. Diciamo che richiedi quello che chiedi te è di avere una distinta base sulla base di vari filtri per quei clienti che fanno parte di una nazione, che fanno parte di una certa località, eccetera. Diciamo una distinta base più per non tanto per cliente, ma per n filtri di un cliente, dell'anagrafica cliente, in poche parole. Ok. Quindi cosa abbiamo detto? Facciamo finta che io devo produrre il mio cioccolatino, quindi sviluppiamo la mia distinta base. È molto semplice. La chiave di accesso è l'indice. Io la distinta base di variazione la posso utilizzare anche per cancellare delle righe, perché noi abbiamo la validità di una riga di componente quando la quantità è diversa da zero. Naturalmente se esiste e se la quantità è diversa da zero, perché se io inserisco, vado a inserire con le distinte basi di variazione, vado ad annullare la quantità di una riga di distinta base, quella quantità, diciamo, quel componente non lo vedrò. Molti lo utilizzano proprio per annullare le n righe di una distinta base. Diciamo che ognuno la può gestire come vuole. Io invece l'ho utilizzata in un altro modo, cioè quando produco per Dolci Sapori SPA, per i miei cioccolatini non voglio la mia etichetta standard di fabbricazione, ma voglio una sua etichetta personalizzata. Quindi Delis, latte, 8 pezzi, scatola. Vediamo cosa succede dallo sviluppo senza inserire alcun codice cliente. Vediamo che lui dice etipers, mi riporta l'indice perché naturalmente è presente in distinta base, ma mi mette etichetta adesiva. Invece proviamo a sviluppare per Dolci Sapori SPA. Vediamo cosa cambia. Dolci Sapori SPA, stampa, stampa. Vediamo che c'è una modifica. Ha letto che sto producendo per quei Dolci Sapori SPA. Nello sviluppo della distinta base ha detto attenzione, abbiamo un indice che è l'equivalente di quello che corrisponde alla sua distinta base di variazione, ti vado a modificare il tuo codice di default presente in distinta base con il codice etichetta adesiva personalizzata in quantità 1. Perché in quantità 1? Perché nella distinta base di variazione io ho messo quantità 1 naturalmente, quindi lui mi riporta la quantità 1. Ma potevo e mi porta la quantità 1. Qui potrei usare anche il concetto di Q, cioè se io mettevo Q, lui legge la quantità sviluppata fino a quel momento. In quel caso io non ho influito con alcun tipo di variazione, non soltanto con quella distinta base di variazione, e quindi mi avrebbe preso comunque quella quantità che ho in distinta base 1. Perché si utilizza la Q? Si utilizza la Q perché facciamo finta che
mi viene modificata la riga di componente, esempio, da una tabella abbinamenti, poi vediamo cos'è la tabella abbinamenti, mi modifica che al posto di una quantità di etichetta ne prendo due. Naturalmente, quando vado a incidere con la distinta base di variazione cliente, poi vediamo anche l'ordine di lettura delle varie modifiche. Dopo abbiamo una slide apposita che vi fa capire un po' meglio questa lettura, quindi cosa viene prima di un altro, se viene prima una distinta base di variazione articolo, cliente, ordine oppure una tabella abbinamenti. Quindi in base a tutti gli interventi che vado a fare nella distinta base, naturalmente la quantità può variare, perché nulla mi vietava che se io invece di una impostavo due, quando andavo a sviluppare, naturalmente non è che mi prendeva un pezzo di etichetta, ma se vi sviluppo per quel cliente, lui mi prende quantità due. Quindi se io sono intervenuto con una distinta base di variazione cliente e quindi modifico la quantità, però vado a rimodificare con quell'indice, magari accedo con quell'indice per un'altra distinta base di variazione articolo, esempio, e gli metto la Q, naturalmente non è più la quantità d'origine 1 perché in quel momento la lettura è la nuova riga che mi è stata inserita dalla distinta base di variazione. Quindi, scatola, io non produco per il cliente, quindi lui mi metterà un pezzo di etichetta adesiva. Perfetto. Vado a inserire invece il cliente dolci sapori. Succede che lui mi cambia anche la quantità, mi cambia il codice articolo e mi prende due pezzi. Quindi è un modo per variare sulla base del codice cliente. Che differenza c'è fra una distinta base di variazione cliente e una distinta base di variazione ordine cliente? Naturalmente non sono la stessa cosa perché innanzitutto, come vi ho detto, quelle clienti come quelle primarie posso crearle sia dal menu dedicato, sia o dall'anagrafica degli articoli nel caso di una distinta base primaria, o dall'anagrafica clienti nel caso di una distinta base di variazione cliente. Quella di variazione ordine naturalmente la devo creare al momento in cui vado a inserire un ordine in emissione e revisione documenti. Non la posso creare da qui, perché è dipendente dall'ordine cliente. E qui infatti la posso solo modificare eventualmente. Posso eliminarla e basta, posso modificare o eliminarla. Vi dai riferimenti a qual è il numero di ordine, quindi alla sigla del documento a cui fa riferimento, per quale cliente e qual è il prodotto finito a cui fa riferimento questa distinta base di variazione ordine. La vediamo. Esempio, prendiamo una distinta base, after. No, facciamo così, prendiamo DBP nuova, inseriamo. Cancelliamo la fase condizionata, faccio un nuovo componente, mettiamo ordine, quindi un indice ordine. Mi raccomando, lo ripeterò mille volte, lo indice deve essere identico alla distinta base di variazione, altrimenti non agisce. Ecco a cosa serviva l'indice, è una chiave proprio di accesso, è un punto di incontro di accesso per le distinte basi di variazione. Quindi ho inserito che ho una riga ordine, facciamo finta che il mio cliente mi ordina quel prodotto finito. Altro gusto SPA mi ordina quindi il mio prodotto finito dove ho la mia etichetta, il mio indice, in quantità 15. Cosa succede? Che in emissione e revisione documenti avete attivo il tasto distinta base di variazione. Vi apre, come nelle altre case, l'inserimento di un componente. L'indice deve essere sempre uguale, mi raccomando, ordine. Che codice volete inserire? Facciamo finta che, non so, c'è qualcosa di prova, boh, prova, no? Vabbè, facciamo finta che quando. Ok, facciamo finta che per quell'ordine inseriamo un pezzo di sacchetto di carta. Non hanno senso le prove, però è per farvi capire il funzionamento. Quindi, per quell'ordine in particolare, io voglio che quando vado a sviluppare la mia produzione, che è legata naturalmente a quell'ordine cliente,
oltre al componente presente nella distinta base della DBP nuova, quindi il componente 01, mi devi prendere anche un pezzo, naturalmente in base anche al numero della quantità che voglio produrre, di diciamo di sacchettino di carta. Sì, Giovanni arriva anche lì. Quindi, solo per farvi vedere, poi vi faccio vedere anche all'interno della distinta base il fatto che potete comunque risalire agli indici che avete anche in distinta base, naturalmente, perché non è che potete passare da una funzione all'altra e ricordarvi a memoria quali sono gli indici all'interno di una distinta base. Vi faccio vedere che avete due possibilità. Allora, avete distinta base nuova, abbiamo agganciato una distinta base di variazione ordine. Dove la vediamo? Naturalmente nella finestra delle distinte basi di variazione ordine. Mi viene inserita una nuova distinta base, peraltro questa SPA. Come faccio a produrre per quell'ordine? Allora, naturalmente dove lo vediamo? Lo vediamo solo all'interno delle balle di lavorazione perché è il contenitore che mi esegue gli avanzamenti. Vabbè, eliminiamo questi documenti perché sennò me li ripropone a vita. Perfetto. Vado ad agganciare il mio ordine cliente al mio ordine di produzione. Ok, perfetto. Quindi adesso ho agganciato il mio ordine cliente al mio ordine che devo avanzare, vediamo tutti i riferimenti. Vado ad impegnare. Quindi l'impegno mi andrà a prendere lo sviluppo della distinta base, fino a fase 99, ovvero impegno tutta la distinta base. Vedete chi conosce già emissioni e chi conosce già gli avanzamenti in distinta base vedrà anche qualcosa in particolare, non avrà più la dicitura 99 che è quella che ho scritto manualmente, ma vedrà un palino verde. Perché è un'altra novità della versione, cioè la gestione degli stati di riga. Però non ne andiamo in merito perché è tutta una questione che vedremo con gli avanzamenti. Vediamo come naturalmente lui ha riconosciuto anche la quantità di controllo e quindi mi ha preso anche i due componenti, ma quello che ci interessava a noi è che ha riconosciuto che c'era un indice. Quindi che era collegato a quell'ordine cliente in particolare e ci ha preso, siccome avevamo un pezzo di sacchettino di carta 15 quantità, ha fatto 1 per 15 e ci ha preso il sacchettino di carta. Allora, Distinct Matteo mi chiede, allora, innanzitutto questa è come agisce nell'istinta base di variazione ordine cliente. Matteo mi chiede, la DBV client, ordine, perché ho detto che non è la stessa cosa della DBV cliente, infatti Matteo mi chiede, la distinta base variazione cliente interviene anche se intesto la riga di bolla al cliente manualmente senza importare il collegamento all'ordine? Sì Matteo, però non è la distinta base di variazione ordine, perché quella agisce solo se hai il collegamento ordine cliente bolla di lavoro. Se invece utilizzi l'intestazione, cioè nella riga della bolla, quindi crea una nuova riga tipo after, e qui inserisco il cliente, allora agisce però la distinta base di variazione cliente, non la distinta base di variazione ordine. Chiaro? Perfetto. Quindi distinta base di variazione ordine, distinta base di variazione cliente. Vediamo l'ultima tipologia che è la distinta base di variazione articolo. Praticamente questo si basa sugli elementi di struttura. Cioè, prendiamo il mio esempio. Quando io produco per Pasqua, quando incontri l'indice fiocco e l'indice biglietto, rispetto a quello che c'è scritto in distinta base, mi vai a modificare le due righe della distinta base con questo codice e questo biglietto. Quindi questo fiocco, che anche questo è un articolo composto, e questo biglietto. Magari vediamolo più semplice. Ce n'è una, vediamo se ne ho una più semplice. Vabbè, possiamo vedere questo, che non abbiamo articoli composti, quindi agrumi di Sicilia. Naturalmente abbiamo la produzione dei succhi, quindi andiamo in una distinta base dove ho gli agrumi di Sicilia, se non sbaglio dovrei averlo nel semilavorato solar. Perfetto. Quindi in base alle mie fasi di lavorazione, a quello che mi serve, mi sono andato a codificare gli indici che ci sono in distinta base e in base quindi al fatto che quando io nel prodotto finito, in quel campo del gusto, mi vado ad aggiungere la variabile agrumi di Sicilia, mi devi intervenire nella distinta base e mi devi modificare quei componenti della distinta base con quei componenti che ci sono in quella di variazione. Lo vediamo.
Quindi facciamo uno sviluppo senza grumi di Sicilia e poi facciamo uno sviluppo con gli agrumi. In realtà lo vediamo subito perché se noi facciamo lo sviluppo abbiamo l'acetazione materia prima che sarà un codice componente, se invece andiamo a mettere agrumi di Sicilia avrò una diversificazione dei componenti nella fase di lavorazione. Quindi lo dovremmo già vedere. Quindi io faccio stampa sviluppo distinta base. Comunque non cambia, la logica è sempre quella. L'importante è che l'indice è il medesimo, è l'equivalente di quello che c'è in distinta base. Tempo strutturato, succhi di frutta, il mio semilavorato è l'SML, gusto pesca. Facciamo finta che adesso produciamo la pesca, quindi vediamo cosa mi sviluppa nella prima fase di lavorazione. Già la modifica la vediamo lì, cioè lui mi prende le pesche a biologica. Naturalmente, quando ho gli agrumi di Sicilia ho gli agrumi, quindi saranno N componenti, ci sarà sicuramente l'arancia e il limone, se non sbaglio. Quindi noi proviamo invece a produrre il nostro semilavorato per l'imbottigliamento successivo dei miei prodotti finiti, i succhi, però lo vogliamo agli agrumi di Sicilia. Vediamo come interviene la distinta base di variazione, perché sul prodotto finito ho inserito quell'elemento di variante e su quell'elemento ho inserito una distinta base di variazione. Facciamo la stampa e vediamo cosa succede. Succede che già vediamo ad occhio che nella prima fase di lavorazione, adesso qui c'è diciamo che l'indice e il codice si sovrappongono, ma è una stampa grafica e quindi potete anche spostare i campi come volete, potete fare tutte le vostre modifiche. Vedete che io comunque, avendo scritto dei caratteri per esteso, lui nella stampa sono stati messi troppo vicini i campi, ma comunque con la modulistica grafica potete modificare questa sovrapposizione. Comunque, l'importante è vedere che, siccome il mio prodotto finito, il mio semilavorato, che in questo caso è anche prodotto finito, avendo distinta base e lo produco come prodotto finito, ho inserito l'elemento agrumi di Sicilia, è intervenuta la distinta base di variazione e naturalmente mi ha messo i due componenti, limone di Sicilia e arancia bionda. Perché non mi ha inserito l'altro componente presente nella distinta base? Sicuramente perché avrò una condizione a componente. Infatti, quel componente me lo escludi tutte le volte in cui io produco per agrumi di Sicilia. Cioè, indipendentemente dal tipo di semilavorato che produco, potrei avere anche un altro semilavorato che fa la stessa cosa, quindi ha la stessa distinta base elencata. Indipendentemente da quello che tu mi produci, comunque se c'è agrumi di Sicilia, me lo devi escludere. Infatti lui mi riporterà soltanto le due righe che prende la distinta base di variazione, mentre il terzo componente, che è l'articolo composto, me lo esclude a priori perché è condizionato che me lo deve escludere in quel caso. Naturalmente anche le lavorazioni me le ha modificate, non avrò la lavorazione di tritatura ed estrattore, ma avrò la lavorazione di... Ah no, qui siete che le avevo messe uguali, non cambia nulla. Siete che le avevo fatto una modifica, quindi queste me le riporterà naturalmente perché sono le medesime. L'acido ascorbico, vediamo cosa succede a livello di acido ascorbico. Ah, ecco, qui è il caso in cui io vado a zerare la quantità di componenti. Io metto quantità zero perché l'acido ascorbico, cioè la vitamina C, non la voglio, visto che comunque è un agrumo di Sicilia, c'ho già l'arancia. Cosa succede? Che sviluppando per gli agrumi di Sicilia, se andiamo a vedere, non troviamo infatti l'acido ascorbico, troviamo soltanto l'acido citrico. Se invece andiamo a vedere lo sviluppo del semilavorato alla pesca, troviamo anche l'acido ascorbico. Quindi è un altro modo di variazione diciamo, delle mie distinte basi di primaria. O utilizzo le condizioni componente, o utilizzo le distinte basi di variazione, poi vedremo adesso anche un'altra modalità ulteriore che è la tabella abbinamenti. È chiaro l'utilizzo delle distinte basi di variazione? Ah, una cosa che mi ha sollevato Giovanni, che non vi ho fatto vedere naturalmente, che all'interno di una distinta base voi avete import indici. Quindi qual è l'articolo per cui volete importare l'indice? Quindi io devo fare una distinta base, esempio in questo caso, l'agrumi di Sicilia, quindi per me la mia distinta base SML è 00, quindi inserisco questo codice, vado a vedere all'interno della sua distinta base quelli che sono gli indici, ho
Ho due possibilità di import. O li seleziono tutti e lui me li importa per come sono scritti in distinta base, adesso ve lo faccio vedere, quindi me li riporta per come sono scritti in distinta base, annulliamo un attimo se non ci capiamo niente, oppure se io rientro dentro e voglio fare esempio perché voglio, questa qui è stata richiesta soprattutto per chi utilizza le distinte basi di variazione per annullare delle righe di componente con la quantità zero. Io voglio importare praticamente gli indici, però impostarli di default a quantità 0, proprio per andare a cancellare le righe sulla base dell'indice. Quindi io ho gli indici, li seleziono tutte e faccio importa solo indici. Se faccio importa solo indici, mi cancella tutti quelli che sono i dati di codice, descrizione, componente, unità di misura e vedete, lui mi riporta tutti gli indici a quantità 0. Nel momento in cui andrò a sviluppare la distinta base di variazione, quindi incontrerà i vari indici. Tutte quelle righe che presentavano quell'indice a livello di componente mi verranno azzerate, di conseguenza non le vedo nello sviluppo. Un po' come è successo per l'acido ascorbico, io qui avevo modificato manualmente la quantità perché comunque mi interessava avere anche un riferimento a qual era il componente che dovevo azzerare. A chi non gli interessa avere il riferimento al componente, ma gli interessa soltanto che gli indici intervengano per la cancellazione delle righe. Fa l'import dei soli indici e di conseguenza mette tutto a zero e quando farà lo sviluppo. Quelle righe di componente che presentavano l'indice scompaiono dallo sviluppo e non verranno presentate come impegno per la produzione. Quindi avete o l'import degli indici in distinta base o gli import tutti a zero. Naturalmente nulla vi vieta che una volta che importate gli indici, voi entrate in modifica e potete rimodificare. Queste sono le distinte basi di variazione. Ok. Allora, prima di passare alle tabelle abbinamenti, in realtà vorrei trattare, poi magari facciamo la pausa, così intanto ne parliamo e lasciamo magari per ultimo le tabelle abbinamenti. Di solito lo lascio per ultimo questi argomenti, ma preferisco trattarne adesso, che tanto comunque sono separati dal discorso delle strutture, delle variazioni. Allora, innanzitutto, è tutto chiaro? Ok, Giovanni mi chiede, io mi riferivo anche alla distinta base di variazione ordine, avere l'elenco degli indici di variazione ordine. Mentre inserisco l'ordine. Vabbè, mentre inserisci l'ordine, però vabbè, l'ordine te lo fa in automatico. L'unica differenza rispetto alle altre distinte basi. Che se noi andiamo nell'ordine cliente, vi faccio vedere, forse se non ho capito male, Giovanni, poi mi dici se ho capito male o no. Quando andiamo nell'ordine, siccome lui legge che comunque noi stiamo producendo, il nostro cliente è interessato, vabbè, qui adesso la riga, ecco, L vuol dire che è allegato, c'è cioè l'aggancio alla barra di lavorazione, quindi in produzione, in lavorazione, creiamone una nuova e mettiamo, non so se ho qualcosa, mettiamo qua lì, DBP nuova. 15. Lui legge in automatico che noi stiamo facendo una distinta base per quell'ordine, quindi annullo l'inserimento dei componenti, faccio import indice, automaticamente mi propone l'elenco degli indici all'interno di quella distinta base. Non so se è questo, se ti interessava questo, Giovanni. Ok. Automaticamente lo fa lui perché naturalmente hai già un codice articolo prodotto finito che è quello che il tuo cliente ti vuole comprare. Ok, perfetto. Vediamo la funzione di navigazione di distinta base, calcolo costo prodotto finito. Poi farei la pausa, ci rivediamo e trattiamo l'ultimo argomento che sono le tabelle abbinamenti. Vediamo delle stampe velocemente. Allora, navigazione della distinta base, molto semplice, è una funzione che ci permette di navigare quella che è la distinta base, inserisco il codice prodotto finito, esempio after, posso inserire anche le quantità, ma comunque diciamo che inseriamo un po', i filtri sono quelli che avete anche nelle altre funzioni nelle stampe, e qui potete inserire un codice cliente perché naturalmente sono valide sempre le varie condizioni. Potete mettere anche i caratteri di indentazione, se volete più di 3, esempio mettiamo, adesso lasciamo 3, vediamo che differenza c'è fra 3 o un altro valore,
l'utilizzo delle categorie di sviluppo, poi vediamo anche cosa sono le categorie di sviluppo dei semilavorati, eccetera. Comunque lasciamo il default. Una volta che elaboro, lui mi propone a video quello che è lo sviluppo della distinta base, posso aprire e chiudere tutti i livelli, cioè i suoi semilavorati. Questa funzione è l'unica funzione che mi permette di stampare, questo è importante, la distinta base per come è scritta, diciamo, nell'ordine. In realtà è, però niente, Giovanni, non è neanche questo perché comunque lui sviluppa e vede le condizioni. Quindi questa è l'unica stampa che vi permette di vedere la distinta base per come l'avete scritta, cioè quello che è l'ordine che gli avete dato alla posizione dei vostri componenti. Perché in produzione, anche negli impegni, eccetera, magari qualcuno lo sa già, l'ordine va per numero di record, non va per posizione in distinta base. Quella è una cosa che date voi per la visualizzazione della distinta base, eventualmente per la sua navigazione. Questa però è l'unica stampa, se vi interessa avere per come l'avete scritta le posizioni dei vostri componenti, naturalmente all'interno di una fase di lavorazione, che vi permette di avere l'esatta posizione. Se io vado a impegnare, potrei avere prima la lavorazione dell'operatore, poi il cremoso alla menta, poi il cioccolato fondente. L'ordine non va per posizione in distinta base, ma per numero di record. Questo lo ripeto perché comunque a volte si viene chiesto, ma è proprio così. Cioè, l'unica stampa che ci permette di avere l'esatta posizione di come li ho inseriti in distinta base è questa. Cioè, navigazione in distinta base, stampa tutti i componenti e scelgo la stampa grafica. Adesso io quindi ho una di prova, ma in realtà c'è soltanto la standard o la BPG, cioè sviluppo di distinta base. Naturalmente, se io non apro i livelli e faccio la stampa, cosa succede? Che non mi stamperà quello che è il semilavorato nei suoi componenti, mi farà vedere soltanto il codice semilavorato in grassetto. Quindi se voglio stampare anche tutti i sottolivelli, devo per prima espanderli e poi fare la stampa. Questa è una funzione molto semplice. L'indentazione è semplicemente che se io qui al posto di 3 metto 9, magari mi serve a me per avere una, quando ho molti livelli, io vado a lavorare, quando io apro tutti i livelli, vediamo che è aumentato proprio l'indentazione del sottolivello, quindi del semilavorato. Apro, chiudo, stampo, posso vedere eventualmente i dati aggiuntivi, dei dati molto semplici, quantità, unità di misura, il prodotto finito, posso risalire alla grafica dell'articolo, quindi posso navigare tra le varie funzioni. Posso andare in distinta base se è un semilavorato e quindi modificare eventualmente la distinta base direttamente da questa funzione. Quindi diciamo che è una funzione di navigazione vera e propria della distinta base. Su questo non abbiamo altro da dire. La cosa più importante, diciamo, della funzione è proprio il fatto della stampa. Quindi, navigando liberamente la funzione, scelto un codice prodotto finito, esplode i componenti esattamente per come sono stati inseriti all'interno della scheda tecnica o distinta base. Modificare i componenti, perché possiamo andare nella grafica degli articoli o eventualmente accedere se è una semilavorata o una sua distinta base. Modificare quindi anche i semilavorati, visualizzare i dati aggiuntivi, stampare la distinta base sia graficamente che in modo tradizionale, cioè la stampa standard. Se sono state impostate le categorie dei semilavorati nella rappresentazione della DBP, non saranno presenti quei semilavorati tra le categorie. Quindi cosa vuol dire? Qui vediamo lo sviluppo. Ok, questa è un'altra funzione. Allora, introduciamo un attimo il concetto di categoria di sviluppo dei semilavorati. Dove la vediamo? Innanzitutto a livello di distinta base, negli ulteriori dati della distinta base, è una lettera alfabetica dalla A alla Z, ulteriori dati, categorie di sfondamento dei miei semilavorati. Questo è utile quando chi produce, soprattutto anche per fare delle valutazioni a livello di fabbisogno, gli serve non tanto sapere quello che è il codice, del semilavorato, ma gli serve sapere da cosa è composto il semilavorato. Quindi se io utilizzo le categorie, utilizzo quella lettera, quando andrò a effettuare lo sviluppo, non vedrò il codice semilavorato, ma vedrò direttamente i suoi componenti, in che fase, all'interno della fase di lavorazione, dove si trova quel semilavorato. Quindi diciamo che viene portato tutto a livello superiore. Facciamo un esempio. Quindi al mio prodotto finito after, che ha un semilavorato scatola after, quindi vado nella sua distinta base, ulteriori dati, ho la categoria di sfondamento S. Vediamo cosa succede. Se io vado a navigare la mia distinta base, come abbiamo visto, se io metto semplicemente after, lui mi sviluppa, mi dice c'è un semilavorato, lo esplodo nei suoi livelli. Il semilavorato si trova a fase 3 e mi riporta che è in fase 3.
Invece io cosa dico? Voglio fare sì la navigazione, ma voglio inserire la categoria S. Elaboro, non vedo più che posso aprire i vari livelli perché i componenti, lavorazione esterna, cioè scatola neutra e lavorazione esterna che fanno parte della distinta base del mio semilavorato, infatti se entriamo all'interno del mio semilavorato scatola after ho quei due codici articoli, me li ripropone in terza fase di lavorazione del mio prodotto finito. Quindi è un modo per non avere il codice del semilavorato, ma avere direttamente i suoi componenti, dove all'interno della fase di lavorazione dove si trova il semilavorato. Come posso avere di default nelle varie funzioni, perché comunque le categorie di sviluppo le ritroviamo in n funzioni del programma, nelle stampe, nella pianificazione, nel planning, diciamo in quasi tutte le funzioni del programma. Per averle di default, perché magari io le utilizzo sempre oppure utilizzo soltanto particolari categorie di sviluppo, basta che vado nelle tabelle, sempre in quella funzione di categorie di sviluppo semilavorate, dove abbiamo detto che impostiamo dei default, e qui vado a inserire esempio dalla A alla Z. Se voglio dire tutte le lettere dalla A alla Z metto un trattino, nulla mi vieta che posso fare anche dalla A alla D, virgola C, virgola E, virgola Z. Allora, in quel caso le categorie di sviluppo saranno A, B, C, D, cioè tutto il range che è compreso dall'A alla D, la E e la Z. Una volta che le ho impostate, in tutte le funzioni in cui richiede la categoria di sviluppo, me le imposta lui di default. Vedete? Se io vado, ad esempio, anche nella pianificazione, vediamo che nel campo sviluppo categorie semilavorati, lui mi imposta quello che io ho impostato di default. Se vado nelle stampe, naturalmente lui mi imposterà di default quelle categorie di sviluppo. Quindi quello è un default. Come funziona per la stessa quantità, posso anche impostare di default nel mio programma delle categorie. Nulla mi vieta che poi in ogni funzione io possa modificarle, ma magari io azienda la produco e mi interessa sapere quindi un'esplosione del mio semilavorato nei suoi componenti. E di default al 90% utilizzo quelle, le lascio, poi magari per particolari condizioni non mi interessano, le vado a eliminare e quindi non le utilizzo. Scusate. Ok. Quindi abbiamo visto la navigazione della distinta base, categorie sviluppo semilavorati, infatti come vi ho detto, questa funzione consente di categorie sviluppo semilavorati, è un carattere alfabetico dall'A alla Z. I semilavorati si possono esplodere, quindi tralasciare il semilavorato e utilizzare i suoi componenti, se utilizzo le lettere, non esplodere, quindi utilizzare i semilavorati come componente. Importante, il programma non li esplode mai, naturalmente. Infatti abbiamo visto che se io metto after, lui non me lo esplode. Posso inserirle di default, quindi qui vi faccio un esempio. Dove vado a inserirlo? Naturalmente, se io volevo esplodere il semilavorato, devo mettere la categoria sulla distinta base del semilavorato e non sul prodotto finito, mi raccomando, perché molti si sbagliano. Molti magari pensano di metterla sulla distinta base del prodotto finito e poi alla fine non gli esplode le categorie, ma perché va sul semilavorato, sulla distinta base del semilavorato. Qui è il concetto cioè se valorizzato, quindi posso esploderlo. Oppure non mi interessa, quindi lancio la sottobolla quando parleremo degli avanzamenti, mi riconosce che ho dei semilavorati, mi propone i codici semilavorati, vado a creare le sottobolle e quindi produco internamente un semilavorato e avanzo la mia sottobolla per il mio semilavorato e poi avanzo la bolla principale per la produzione del mio prodotto finito. Prima di trattare l'ultimo argomento, che è quello della tabella abbinamenti, volevo farvi vedere anche l'ultima delle funzioni che avevamo previsto per oggi in agenda, che è il calcolo costo prodotti finiti. Questa sicuramente è una di quelle funzioni che oggigiorno, nel periodo in cui stiamo vivendo, è una delle più utilizzate in quanto la fluttuazione dei costi delle materie prime è in continuo cambiamento. Sappiamo che abbiamo una fluttuazione che tutti i giorni cambia. Un componente potrebbe cambiare di costo, o se non tutti i giorni, comunque anche settimanalmente. Questa funzione ci permette di ricalcolare sulla base dei filtri che impostiamo per uno o n prodotti finiti il costo nell'anagrafica dell'articolo. Quindi, ad esempio, io non vado a impostare nessun filtro,
Posso anche considerare gli articoli precancellati, i fili precancellati, quindi sono tutti quegli articoli che vi dicevo prima, delle strutture precancellate, eccetera. Posso elaborare soltanto i padri di struttura, quindi le radici. Quindi, ad esempio, se li elaboro, poi dopo vi faccio vedere un attimo la funzione, lui mi riporta soltanto i prodotti finiti che hanno la struttura, quindi sono i padri. L'elaborazione, quindi, torniamo un attimo sulle slide. Indica il tipo di costo da considerare per il calcolo, cioè quale costo vogliamo considerare, quest'ultimo standard, media di carico, medio ponderato, costo del fornitore, primo costo diverso da zero, naturalmente nell'ordine ultimo standard, media di carico e fornitore. Quindi avete le possibilità, primo costo del fornitore, primo non a zero. Se bisogna usare il costo in DBP, magari questo lo vediamo dopo perché abbiamo introdotto una novità, come vi dicevo prima, che è il costo industriale. A che costo volete aggiornare il costo del prodotto finito, quindi ultimo standard, oppure se non volete aggiornarlo perché volete soltanto avere una stampa per la comparazione di quello che è il costo attuale dell'anagrafica articolo e naturalmente non volete aggiornare il costo. Come posso dire, dell'anagrafica, di solitamente uso il default. Se volete una variazione di costo in percentuale, quindi qui potete mettere un valore, una percentuale, eccetera. Quindi potete fare, avete n possibilità. Poi comunque queste le potete ritrovare sempre con l'help in linea. Diciamo che principalmente questa funzione si occupa di ricalcolare quello che è il costo del prodotto finito. Adesso io rientro e riesco, cioè esco e rientro, così lasciamo il default. Voglio andare a elaborare tutti gli articoli, almeno quelli che mi dà come default, tutti gli articoli prodotto finito. Vi imposto anche già direttamente, da qualche versione fa abbiamo introdotto la stampa grafica, così la vediamo. Poi qui potete dire se deve essere calcolato il costo del semilavorato, se deve essere aggiornato naturalmente sul semilavorato. Se la variazione deve essere fatta soltanto a livello di prodotto finito, se volete utilizzare il lotto di produzione, poi vediamo cos'è il lotto di produzione, e se volete considerare in blocco i semilavorati. Comunque sempre con l'help in linea, quindi tipo qui, considera blocco semilavorati, se non verrà eseguito il calcolo del costo delle distinte basi bloccate, ma verrà utilizzato il valore presente in anagrafica. Poi vi faccio vedere cosa sono le distinte basi bloccate. Sono tutti quei dati, come anche il lotto di produzione, che abbiamo negli ulteriori dati della distinta base. Comunque, lasciamo tutto il default. Vi imposto quella che è la stampa grafica, che è quella che oggi forse è quella più utilizzata, perché potete anche esportarla in Excel. È molto utile soprattutto per fare dei calcoli. Quindi vi fa un raffronto tra quello che è il costo precedente, cioè quello attuale nell'anagrafica articoli, rispetto a quello che è il nuovo valore, cioè il costo, diciamo, il valore corrente. Naturalmente, se voi confermate, vi vengono aggiornati tutti i costi dell'elenco. Se volete, potete fare la stampa, come vi dicevo, la potete anche esportare in Excel. Adesso io vi la stampo in PDF. È una stampa grafica con il nuovo layout Passepartout, in cui vediamo che abbiamo l'elenco di quello che poi ci ha mostrato a video di tutti i prodotti finiti elaborati e se il valore precedente era, diciamo, se il valore corrente è diverso, quindi ha subito delle variazioni rispetto al valore precedente, me lo mette in blu ciano, quindi mi dice attenzione che after costava fino a pochi minuti fa 0,8650. Adesso costa 0,8649. Magari fosse così, ma oggi purtroppo solitamente sono sempre in aumento. Esempio per barba, cioè per la barba bietola, la mia produzione mi costava 0,8697, ad oggi mi costa con il nuovo aggiornamento della fluttuazione costi 0,9048. Come vi dicevo, quella lì la potete anche esportare, cioè se io rielaboro, adesso naturalmente sono già stati aggiornati, quindi faccio un'esportazione in Excel. Lui mi apre il file, naturalmente ho tutte le colonne e vedete qui posso fare i miei calcoli, posso fare delle sommatorie, posso fare dei calcoli a livello di file Excel. Quindi potete anche esportare i dati in Excel. Allora, l'utilizzo del costo DBP sappiamo che nelle condizioni di un componente, come vi dicevo stamattina, avete quel campo costo, cioè sarebbe il costo distinta base. Se io per un componente vado a inserire un costo distinta base, tipo per il cioccolato vado a inserire una condizione che magari per me costa 5,
Naturalmente, quando andrò a elaborare il mio costo per after, rifarà un calcolo. Se io vado naturalmente a mettere il flag USA costo in DBP, mi andrà a ricalcolare considerando il costo DBP anche. Quindi se io non lo metto, anche se lui è presente 5 nel componente, cioè per quel componente il costo è 5 per me, lui non cambia. Cioè se io elaboro, vediamo che il valore è sempre uguale. Ma se io invece lo considera, se me l'ha salvato, infatti vediamo che ha aggiunto un valore, avrà un valore corrente maggiore, perché nei vari calcoli dello scarico delle mie materie prime, come costo per quel componente mi ha preso il costo DBP, perché gli ho detto di considerare il costo DBP. Il lotto di produzione naturalmente è praticamente sono negli ulteriori dati della distinta base, abbiamo il lotto di produzione 1200. Questo perché viene utilizzato? Viene utilizzato quando io magari ho delle quantità molto piccole, che magari ho pochi decimali, esempio magari una quantità è 0,004, però io ho due decimali, quindi 0,00, di conseguenza abbiamo detto che un componente con quantità 0 me lo esclude, quindi non lo vedo, non me lo considera, quindi non lo prende come costo del calcolo della mia distinta base. Adesso io comunque ho delle quantità con dei costi fasulli, ma sappiamo che molto spesso nelle realtà aziendali ci sono dei costi veramente po' piccoli. Quindi quel lotto lì mi serve per fare un calcolo, cioè viene moltiplicato per il lotto di produzione in modo tale che il costo poi mi verrà considerato e viene suddiviso per il numero, diciamo per la quantità. Quindi il risultato non cambia, l'unica cosa è che nel calcolo del costo, naturalmente avendo moltiplicato per una quantità grande, quindi per un lotto di produzione, anche quelle quantità piccole vengono prese e vengono considerate per il calcolo. Non ho un esempio da farvi vedere, ma succede che molto spesso ci sono arrivate anche richieste in quanto alcuni componenti non venivano presi ed era proprio per il motivo che avevano dei decimali, magari pochi decimali, e magari era 0,003 e avevano due decimali, quindi era 0,00 e non veniva considerato il costo. Perfetto. Abbiamo introdotto un nuovo concetto che poi magari riprendiamo perché lo vediamo soprattutto nei documenti di carico del mio prodotto finito con gli avanzamenti di produzione, che per distinta base potete andare a definire un aumento di valore o in percentuale sul totale, cioè siamo sul carico. Quindi, esempio, sul carico del mio prodotto finito devo aggiungere 5 euro, oppure posso aumentare, c'è stato richiesto, quindi posso aumentare del 15% sul risultato, diciamo, il costo del mio prodotto finito, in modo tale che quando io vado a caricare, il costo che ho è aumentato del 15%. Questo è il costo industriale. Naturalmente, se io lo inserisco, me lo ripropone anche a video, posso attivare o disattivare le due colonne, sempre con la solita modalità della finestra elenco nella rotellina. Percentuale costo di produzione, percentuale costo di valore, costo, percentuale costo. Cosa succede? Che se io vado a rifare il calcolo del costo prodotto finito, naturalmente se inserisco il flag USA costi DBP, in quel caso all'inizio era soltanto relativo al concetto di costo DBP al componente in distinta base, con il nuovo costo industriale, essendo comunque un costo di distinta base. Se io inserisco il flag e vado a ricalcolare per after, naturalmente lui mi andrà, oltre a considerare quei 5 per il componente cioccolata extrafondente, sul totale mi farà una maggiorazione del 15%. Bisogna stare molto attenti perché se io ho una maggiorazione a livello di semilavorato, quindi avrò il valore del semilavorato maggiorato, ad esempio, di una percentuale. Poi mi farà il calcolo del costo del mio prodotto finito, naturalmente con il valore del mio semilavorato che è maggiorato. E in più sul prodotto finito ho un altro carico di percentuale, naturalmente devo tener conto anche delle relazioni tra prodotto finito e semilavorato. Ok, calcolo costo prodotto finito è questo. Nulla di diverso, insomma. Infatti, se andiamo nelle slide, abbiamo quello che abbiamo appena detto, vi ho riportato un esempio di calcolo di tutti i prodotti finiti. Ok.
Passiamo alla tabella abbinamenti. La tabella abbinamenti è l'ultimo argomento, dopo vediamo anche velocemente due o tre stampe di distinta base, ma praticamente le abbiamo quasi viste tutte, che è l'ultimo argomento che ci interessa al corso di oggi ed è praticamente un'ulteriore modalità oltre alle distinte basi di variazione per variare una distinta base primaria. Vediamo quindi questa funzione consente di definire una tabella dei possibili abbinamenti, e proprio gli abbinamenti, quindi praticamente le varianti, che mi andranno ad influenzare la composizione da DBP. Dichiaro innanzitutto il nome della tabella, poi su quale struttura la si vuole creare, quindi nel campo struttura inserisco il tipo di struttura, su quale elemento della struttura si vuole applicare, perché la tabella abbinamenti agisce sull'elemento di struttura. Poi vediamo un esempio. Più o meno è come una distinta base di variazioni. Diciamo che possiamo andare in inserimento di una nuova riga, cioè quindi ho una distinta base vuota con un indice, posso inserire tante righe con la tabella abbinamenti all'interno di una distinta base per quella fase di lavorazione, posso andare in variazione, qui è tipo una distinta base di variazione articolo, quindi di quella riga di componente. Posso utilizzare anche una terza opzione che è codice variazione. Naturalmente, qual è la chiave di accesso per la variazione? È l'indice, per l'inserimento è la fase di lavorazione, per il codice variazione è il codice componente. Cioè la ricerca non viene fatta per indice, ma viene fatta per codice componente. Naturalmente, se metto l'indice, la chiave sarà indice e codice componente. Lo vediamo. Ok, allora andiamo sul programma. Tabelle, tabella abbinamenti, quindi produzione, tabelle, tabelle abbinamenti. Io ne ho già create due, quindi facciamo i lievitati. Vediamo un'altra distinta base, CROIS. Quindi CROIS. E prendiamo la nostra tabella abbinamenti dei lievitati. Quindi io l'ho chiamata lievitati. L'ho messa sulla la struttura, l'ho chiamata farcitura, non l'ho chiamata lievitati, l'ho messa sulla struttura lievitati, quindi quella tabella abbinamenti può essere utilizzata per tutti i prodotti finiti facenti parte della struttura lievitati, su quale elemento? Sull'elemento variante. Qual è la struttura del mio CROIS? La andiamo a vedere. Anche qui è una struttura, abbiamo detto che l'abbiamo messa sull'elemento variante, quindi sul terzo elemento di struttura. Classico, vediamo da cosa è composta la variante. Cioè io ho il tipologia di croissant, classico, integrale, 7 cereali e semi. All'interno c'è la farcitura, ecco perché io ho chiamato la mia tabella abbinamenti farcitura. Cioè posso avere marmellata alla bicocca, marmellata alla ciliegia, crema al cioccolato, crema al limone, crema alla nocciola. Allora, di default, come ho costruito la mia distinta base? Per indicare quale farcitura mi deve prendere, ho creato un articolo composto con la solita regola delle letterine. Cioè, in base alla lettura delle letterine, lui mi prenderà o la marmellata o la crema, che può essere nocciola, cioccolato, limone, marmellata, ciliegia, albicocche. Oppure io non metto questa riga di componente, ma vado a inserire, ad esempio, un indice e poi con le tabelle abbinamenti, sulla base della variante dell'elemento di struttura, quindi sulla base della variante in quell'elemento di struttura che ho nel mio codice prodotto finito, vado a variare la distinta base. Lo vediamo, quindi facciamo lo sviluppo naturalmente senza tabella abbinamenti. Allora, devo verificare che la mia tabella abbinamenti nella distinta base non è stata agganciata. Per agganciarla lo dovete andare a inserire in tabella abbinamenti qui. Con l'F2 vi dà l'elenco delle vostre tabelle abbinamenti, se la inserite, da quel momento in poi viene agganciata anche la tabella abbinamenti. Non l'abbiamo agganciata, quindi vediamo cosa succede. Sviluppo, sviluppiamo, mettiamo l'input strutturato. Vogliamo produrre croissant integrali alla nocciola. Un pezzo. Quindi vediamo che nella fase in cui parliamo di farcitura, lui mi prenderà la crema alla nocciola. Vediamo, questa è la modalità naturalmente con lo sviluppo degli articoli composti. Vediamo invece cosa succede se io non mettevo questa riga di componente, ma la volevo variare utilizzando la tabella abbinamenti. Quindi
andiamo all'interno della mia tabella abbinamenti. Una volta che ho definito un nome, la struttura, l'elemento, confermo. Qui lascio così il default. Lui mi apre quella che è praticamente una simil distinta base. Vedete il tipo, quello che vi dicevo, variazione, inserimento, codice di variazione. In sto caso devo andare in variazione, perché oppure potevo andare in inserimento, non mettevo nulla di indice, naturalmente andavo a inserire una riga all'interno di quella fase di lavorazione. Io comunque vado in variazione perché ho l'indice farcia. Quindi vediamo che ho inserito sotto forno, cottura, multipiano la farcia. Quindi devo andare in variazione. Quindi, variazione, qual è la chiave? Abbiamo detto che è l'indice, quindi lui ci chiede l'indice. Metto tutti i punti interrogativi perché indipendentemente dal componente che devo variare, la quantità che voglio per quella, diciamo, quella tipologia di articolo che andrò a inserire sulla base della variante, quando faccio invio, mi apre naturalmente le condizioni, non mi interessa, perché come abbiamo detto è una simil distinta base, ma lui mi propone naturalmente quando vado a creare la tabella abbinamenti mi chiede le varianti, non ve l'ho fatto vedere ma dopo lo vediamo, quando me lo chiede naturalmente sulla base della variante che articolo corrisponde, cioè quando io metto MRMA. Mi corrisponde nell'anagrafica degli articoli a questo articolo. Quando metto marmellata alla ciliegia, mi corrisponde nell'anagrafica degli articoli a questo articolo. Quindi ho messo le mie varianti. In corrispondenza delle mie varianti, ho messo tutte le, diciamo, i suoi articoli, li ho agganciato. Vediamo che se vado ad agganciare la tabella abbinamenti alla Acrois, quindi seleziono farcitura, l'ho agganciata, vediamo che c'è quindi la tabella abbinamenti. Vado a effettuare lo sviluppo, mantengo anche quella riga di componente, così vi faccio vedere che facciamo finta che non è presente, perché sennò dovrei andarla a cancellare, dovrei confermare. Quindi la sviluppiamo lo stesso. Quello che naturalmente è il risultato che ci interessa a noi, che in corrispondenza dell'indice, sulla base dell'elemento, quindi io ho prodotto dei croissant integrali alla nocciola. In corrispondenza dell'indice non avrò più una riga vuota, ma lui mi andrà a inserire, mi andrà a variare sulla base dell'indice, cioè mi inserisce questo articolo perché è quello che gli ho messo in tabella abbinamenti. Quando incontri l'elemento di struttura CRMNC, crema nocciola, allora leggi che c'è una tabella abbinamenti, in corrispondenza dell'indice, quindi siccome era in variazione, quindi era l'indice, un po' come le distinte basi di variazione, mi va a inserire crema nocciola. In quantità quella che gli ho definito. Vediamo se abbiamo un altro esempio di tabella abbinamenti. Allora, quando ne creiamo una nuova, tipo prova, qui su quale struttura lievitati, mettiamo sulla, non so, mettiamo sempre sulla variante, adesso ce la inventiamo. Confermo. Ecco qui lui mi chiede quello che poi voi avete visto già codificato, cioè quali sono le varianti? No, la variante per me è, non lo so, sono quelle che praticamente devo andare a inserire io, quindi CRM, adesso in realtà ce l'ho già, quindi CRM, allora. Esatto, vediamo se me la prende. Ok. Facciamo queste due, confermiamo. Quindi, esempio, io vado in inserimento. Inserimento. Mi dice campo obbligatorio, la chiave dell'inserimento è la fase. Su quale fase lo vuoi inserire? Sulla fase 1. Indice, posso anche non metterlo, materia prima mettiamo tutto perché abbiamo n varianti, quantità 100, così lo vediamo, qui non ci interessa, non dobbiamo condizionare niente, quando incontri la variante CRMC praticamente mi vai a mettere il sacchetto di carta, cioè sono prove a caso, però è per far vedere. Facciamo col CRMC, ok, quindi vado sul mio croissant. Negli ulteriori dati vado ad agganciare anche la tabella abbinamenti prova. Posso agganciare n tabelle abbinamenti, vedete, lui in automatico le separa con la virgola. Basta che siano parte della stessa struttura.
vado a fare lo sviluppo allora, non me l'ha messo, me l'ha messa no? Forse non mi ha preso la tabella. Allora, vediamo un attimo. Ok, Matteo mi chiede che per le varianti della tabella abbinamenti sarebbe interessante avere un import. In realtà non penso ci sia, non l'ho visto, infatti ci stavo guardando anch'io, perché solitamente me ne sono scritte, visto che le sapevo, le ho scritte io manualmente. Esatto, avete ragione, ormai sono le 4:48 e siete più svegli voi di me. Ho impostato qualcosa che non era presente nella tabella, quindi avevamo detto che l'avevamo impostato dove, su quale variante, varianti, crema cioccolato. Ok. Perfetto. Avevo messo marmellata. Perfetto, infatti funziona, mi sembrava. Allora, lui ha riconosciuto che la variante è quella lì, ha detto attenzione, oltre alla tabella abbinamenti farcia, infatti mi ha inserito la riga, e ha agganciato anche la tabella abbinamenti prova, che va in inserimento del sacchetto carta e lui mi inserisce. Quindi avete la possibilità di variare una distinta base anche attraverso l'utilizzo delle tabelle abbinamenti. Questa è la funzione di tabella abbinamenti. Per quanto riguarda l'altro, abbiamo visto la variazione e l'inserimento. Possiamo anche fare il codice variazione. Qui possiamo comunque, vedete, il campo obbligatorio, mentre per l'inserimento è la fase. Per la variazione è l'indice, qui è il campo obbligatorio e il codice materia prima. Quindi vanno proprio a scalare. Prendiamo una distinta base, sempre Croix. Prendiamo tipo l'acqua, quindi quando incontri acqua me lo devi andare a sostituire con qualcos'altro. Vediamo, acqua, litri, sì, mettiamo 300, adesso facciamo degli esempi così proprio. Quando c'è crema alla nocciola, mi vai a impostare olio, olio d'oliva. Perfetto. Quindi, codice variazione acqua variante olio di oliva. Abbiamo detto quando è crema la nocciola. Perfetto. Vediamo, facciamo lo sviluppo. Info strutturati, cartella crema la nocciola, tanto in realtà la tabella abbinamenti dovrebbe essere già agganciata. Stampiamo, vediamo cosa succede. Esatto, vediamo che al posto dell'acqua lui mette praticamente l'olio di oliva. Quindi sono andato in variazione non più dell'indice ma del codice. Quindi abbiamo detto inserimento che devo dire a che fase. Poi posso inserire anche un indice così lui me lo inserisce in distinta base comunque nella stampa. Vado in variazione, quindi è un po' la logica delle distinte basi di variazione. Posso andare in codice variazione, quindi non è più né la fase né l'indice la chiave, ma è il componente stesso. Se inserisco l'indice, naturalmente è un ulteriore filtro, quindi indice e componente, perché sappiamo che in distinta base potrei avere lo stesso componente ripetuto n volte, anche tra le varie fasi. Questa è la tabella abbinamenti, nulla di più, nulla di meno. Vediamo cosa vi ho scritto nelle slide. Abbiamo visto quindi inserimento variazione, codice variazione, tabella abbinamenti per completare, quindi per completare una distinta base. Questo campo si abilita esclusivamente se il codice articolo su cui si inserisce la distinta base appartiene a un codice strutturato. Qui vi faccio un esempio, lo vediamo. Quindi abbiamo l'esempio di delete, quindi vediamo un altro utilizzo di un'altra tabella abbinamenti. Quindi
analizziamo le righe, le due righe in evidenza. Abbiamo il fiocco e il biglietto. È un po', l'ho fatta simile alla distinta base di variazione articolo, proprio per farvi vedere che se utilizzate la distinta base di variazione articolo o la tabella abbinamenti, il risultato non cambia. Quindi vediamo che abbiamo la nostra distinta base DELID, utilizzando la distinta base di variazione o la tabella abbinamenti, il risultato non cambia. Vediamo se è vero. Quindi, distinta base di variazione articolo. Sull'elemento di struttura E50, quindi quando produco per Pasqua, vado a inserire due indici, fiocco e bigliette, e devo andare a sostituire alla distinta base principale, primaria, quelle che sono praticamente i due componenti codici, fiocco e biglietto. Quindi i componenti, questo qui è un articolo composto e questo è un articolo semplice, vengono presi solo se nel caso di produzione per le festività pasquali e sostituite a quelli già inseriti nella DBP all'interno della fase periodo festivo. Esempio, prodotto finito da sviluppare, quindi cioccolatino tipo al pistacchio, vi prendo proprio la scomposizione, indirizzo pistacchio, 16 pezzi è il formato, e poi abbiamo la confezione, quindi la confezione di Natale. E sviluppando la distinta base del prodotto finito, questo qui, i componenti nastro e biglietto di Natale, che sono i due componenti presenti all'interno della distinta base di DELID, se vi ricordate, li vediamo qui evidenziati in rosso, presenti nella distinta base principale, vengono sostituiti rispettivamente dai componenti della distinta base di variazione. Lo sviluppo naturalmente viene fatto perché andando a sviluppare la mia distinta base, va a comporre quello che è l'articolo composto nei suoi codici, cioè va a prendere la parte di codice presente al posto delle letterine. Quindi il risultato dello sviluppo è che al posto del biglietto di Natale, il nastro natalizio, andrò a inserire il fiocco di Pasqua e il biglietto di Pasqua. A incidere, diciamo, la distinta base di variazione. Questo perché? Perché in distinta base primaria ho fiocco e biglietto, cioè i due indici presenti sia in distinta base di variazione che in distinta base principale. Faccio la stampa, questa è un'altra stampa, noi l'abbiamo sempre vista grafica, ma questa è la stampa standard, quindi vi evidenzio il prodotto finito e vi evidenzio che in questo caso lo sviluppo mi dà fiocco colore verde e biglietto Pasqua con laccio sarebbe. Quindi i componenti sono quelli variati, altrimenti se io stampavo per le festività natalizie avevo il nastro, avevo il fiocco. Vediamo invece con la tabella abbinamenti, quindi creo una tabella abbinamenti che la chiamo del Pasqua, quindi DELID di Pasqua, dolciumi, la struttura. Naturalmente qual è l'elemento? È la confezione, perché è sulla confezione che io ho quell'elemento E50, quindi quarto elemento della struttura. Il codice padre DELID fa parte della struttura dolciumi, dalla posizione 11 alla posizione 13 andremo ad inserire il codice E50, quindi Easter Box, cioè scatola di Pasqua. I componenti fiocco e biglietto vengono presi solo nel caso di produzione per le festività pasquali. Vedete, ho utilizzato due righe. Uno è andato in codice di variazione, cioè quando incontro il codice biglietto di Natale, me lo vai a sostituire con biglietto di Pasqua. Quando l'elemento, cioè la variante è 50, mi metti biglietto di Pasqua. E la seconda riga, qui ho fatto io un collage, non è che sono le finestre che si aprono in contemporanea. Ma la prima finestra di variante dove c'è scritto 50 biglietto Easter fa riferimento alla variante per il codice variazione. E poi sono andato invece in variazione prendendo proprio l'indice basta, dicendo che per la variante 50 nel caso in cui incontri fiocco, mi devi andare a sostituire, nel caso in cui incontri l'indice fiocco, mi devi andare a sostituire il codice fiocco composto, quindi l'articolo composto. È lo stesso modo, diciamo, della distinta base di variazione. L'unica differenza è che nella distinta base di variazione andavo a intervenire con i due indici. Qui vi ho portato il caso in cui vado ad intervenire una volta sull'indice e per l'altro componente direttamente sul codice materia prima. Faccio tutti gli sviluppi, naturalmente lui legge che è 50 perché produco il prodotto finito DELID al pistacchio per Pasqua, quindi siccome ho impostato la variabile E50, quando effettuo lo sviluppo qui riporto di nuovo che naturalmente la tabella abbinamenti se non viene inserita non agisce. Il risultato è naturalmente la stampa, la medesima stampa che ho ottenuto con la distinta base di variazione. Nulla cambia, quindi è un altro modo di variare la mia distinta base. Esiste un'altra funzione che praticamente permette di generare gli articoli di magazzino in base alle varianti.
presenti all'interno della tabella abbinamenti. Naturalmente io li ho già creati, quindi mi dovrebbe dare nessuna elaborazione, e altrimenti comunque al termine dell'elaborazione mostrare una videata con tutti gli articoli creati. Io l'ho già fatto, quindi a me mi dirà nessun articolo creato. La logica praticamente è che innanzitutto viene controllata la validità della fase, quindi anche sulla base delle condizioni di fase, vengono applicate se esistono eventuali distinte basi di variazione articolo, vengono sviluppati gli articoli composti, avviene l'applicazione della tabella abbinamenti se è agganciata alla distinta base, se esistono, quindi produco per un cliente, avviene anche la variazione per distinta base di variazione cliente. C'è un'applicazione anche della distinta base di variazione ordine, agisce poi la distinta base di variazione ordine e poi controllo la validità, perché al termine di tutti gli interventi potrei avere eliminato con una distinta base di variazione ordine quel componente, quindi lui controlla che la quantità è zero, non è più valida e di conseguenza me lo scarta. Per quello esiste la quantità Q, cioè nel campo quantità vado a inserire Q, esempio a livello di DBVC, cioè in una distinta base di variazione cliente metto quantità Q. Perché magari per un componente che è in distinta base si presenta un pezzo, vado a variarlo con la distinta base di variazione articoli e due pezzi, non sarà più un pezzo quando arriverà ad incidere la distinta base di variazione cliente, ma Q mi starà proprio a dire prendimi la quantità sviluppata a quel momento, in quel caso 2. Io come argomenti ho finito, volevo farvi vedere velocemente quelle che sono le stampe relative alla distinta base. Praticamente una parte le abbiamo già viste, ma le guardiamo, facciamo un excursus veloce. Allora, la distinta base è quella che abbiamo usato fino ad oggi. L'unica differenza rispetto alla distinta base a livelli è che se io produco, vado a sviluppare un prodotto finito che ha un semilavorato, si ferma al codice semilavorato, quindi non vedo lo sviluppo del semilavorato nei suoi componenti. Ad esempio, per me c'è il Solar come semilavorato, l'SLM00. Se io vado a fare lo sviluppo, vediamo che vedo direttamente il semilavorato, me lo dice anche, il tipo è semilavorato. Invece, se io vado ad eseguire quella che è la stampa di sviluppo distinta base a livelli, vedrò anche i componenti del mio semilavorato, quindi Solar. Vedete? Io incontro anche i componenti delle. Allora, vediamo un attimo questo perché me li mette spar. Bisogna guardare anche le fasi. Comunque, non si ferma al primo livello, cioè mi sviluppa anche i componenti del mio semilavorato. Infatti, se ritorno un attimo dentro, l'ho chiusa, vero? Sì. Lui, naturalmente, questo qui fa riferimento, vedete che sono spostati rispetto al codice semilavorato, adesso ve lo ingrandisco. Questi sono tutti i componenti del mio semilavorato. E questi sono tutti i componenti del mio distinta base. Poi, distinta base a livelli, praticamente mi fa vedere, io metto un articolo di distinta base che poi mi mette, vediamo un attimo, non le ho cancellate. Ah, ok, non le avevo salvate, voglio togliere le categorie di sviluppo. Quindi se metto after, lui praticamente cosa mi stampa? Mi dà una stampa standard. E mi fa vedere soltanto i livelli, cioè mi fa vedere i codici, se ci sono semilavorati si ferma ai livelli, cioè after il primo livello, e poi c'è un altro livello che è il semilavorato. Non mi fa vedere i componenti, ma semplicemente mi fa vedere i suoi livelli. Tipo se io produco il delete al pistacchio per Pasqua, che quindi dovrebbe avere due semilavorati. Allora, al pistacchio. 8 per Pasqua, confermiamo, stampiamo. Lui, vedete, ha praticamente il primo livello che sarebbe il mio semilavorato. In più c'è un altro semilavorato, quindi ha un livello principale e poi due sottolivelli. Se il confezione a sua volta aveva un altro semilavorato, vedevo spostato, indentato sotto il codice P-E50, eccetera,
un altro livello, quindi mi fa vedere solamente praticamente il livello di BP a livello. Allora, stampa, controllo, relazioni schede, molto importante. Lui praticamente fa un controllo che all'interno della distinta base non avete erroneamente inserito un richiamo alla medesima distinta base. Cioè, se voi andate a richiamare per qualche motivo la stessa distinta base, praticamente il programma va in loop, soprattutto nello sviluppo degli impegni. Perché se voi inserite una componente che richiama sempre se stesso, il programma purtroppo non ha alcun, cioè non c'è un controllo che vi avvisa, e quindi la causa è proprio la chiusura del programma stesso. Per questo è stata implementata una funzione che controlla quindi che la distinta base sia scritta correttamente. Solitamente noi consigliamo che a ogni modifica di una distinta base o a ogni creazione della distinta base si lancia questa stampa. Quindi se non c'è alcun loop, diciamo, di distinta base, vi crea una stampa per distinta base, lui non vi dà alcun messaggio e vi fa vedere quindi i livelli della vostra distinta base. Semplicemente se c'era un loop, quindi c'era un componente che richiamava infinite volte se stesso e quindi purtroppo andava a sviluppare in continuazione sempre con la distinta base, il programma si chiude. Allora, stampa utilizzo componente in distinta base, quindi vado a inserire un componente, quel componente in quante distinte basi ho utilizzato, le seleziono tutte, adesso puoi anche controllare all'interno di cartelle, eccetera. Naturalmente non ha trovato nulla. Distinta base primaria, codice del componente. Qui secondo me c'è qualcosa che non quadra, però adesso me lo segno che guardo se c'è un problema. Come vi dicevo, sono in versione sviluppo, quindi qualcosa potrebbe essere che ci salta. Perché io comunque quel componente cioccolato bianco lo utilizzo. Proviamo a prendere. Ah, però lui forse è extrafondente, forse non lo riconosce perché quel cioccolato bianco fa parte di una struttura, quindi è un articolo composto. Invece prendiamo l'extrafondente che invece è proprio un componente di una distinta base. Esatto. Quindi bisogna stare attenti anche a cosa si scrive. Naturalmente il cioccolato bianco fa parte del dealed, che il dealed è un articolo composto, quindi lui in realtà in distinta base non ha cioccolato bianco. Lui mi dice l'extra fondente utilizzato è una distinta base after mint. Semplicemente mi dà l'indicazione in che distinta base, mi dice anche con che unità di misura e in che quantità. L'utilizzo indice in distinta base, abbiamo introdotto anche la stampa, cioè praticamente quell'indice in quante e in che distinte basi fa un controllo sulle distinte basi. E ordine, vediamo se l'avevo mantenuto. Vabbè, controlliamo su tutto così non ci sbagliamo. Facciamo la stampa. Quell'indice ordine su quale distinta base utilizzata sulla DBP nuova. E naturalmente utilizzata anche nella distinta base variazione dello C10 e dello C11, perché le avevo fatte prima come esempi, quindi vi riporta quell'indice in quale distinta base è utilizzato. Lista indici utilizzati, invece qui abbiamo introdotto anche la stampa grafica, cioè io seleziono tutto. Con il layout nuovo delle stampe passepartout avete un elenco di tutti quelli che sono gli indici utilizzati all'interno delle distinte basi. Potrebbe essere molto utile, quindi avete il codice della distinta base, del prodotto finito, avete l'indice in quale fase è utilizzato, questa è quella proprio della distinta base, oppure questa è quella delle distinte basi di variazione articolo, questi sono gli indici utilizzati nella distinta base di variazione cliente, ve lo dice comunque anche il titolo della stampa. Adesso io le selezionate tutte, ma nulla vi vieta che potete fare anche solo una di quelle. E questi sono gli indici utilizzati nelle varie distinte basi di ordine, vi danno i riferimenti, eccetera. Quindi sono tutte le stampe che potete utilizzare. Quindi abbiamo poi la lista degli articoli che hanno la distinta base. Possiamo selezionare tutte, distinta base primaria di variazione cartelle. Quindi questi sono tutti quelli che hanno la distinta base primaria. Qui abbiamo distinte basi di variazioni. Chi sono gli articoli che hanno la distinta base di variazione? Sono questi. Vi dice anche il tipo di articolo, però questi sono descrittivi.
Oppure le cartelle, su quali prodotti finiti si utilizza la cartella e vi mette praticamente la cartella, su quali prodotti finiti trova una cartella abbinamenti. Vabbè, qui sono le stampe, quindi quali clienti hanno una distinta base di variazione, vi inserisce, vi fa la stampa. Ne ho solo una, vi mette semplicemente il codice alla ragione sociale, sono stampe molto semplici. La lista praticamente dei clienti con ordini clienti con DBVO, cioè quindi con distinta base di variazione, e mi riporta quelle due righe che sono le stesse righe che avete nella finestra elenco delle distinte basi di variazione ordine. Stampa distinta base, quella che abbiamo visto prima, cioè lui vi stampa esattamente la distinta base per come è stata scritta. Quindi distinta base primaria. In questo caso after c'è la primaria e rimette tutte le varie condizioni, proprio tu come è stato scritto, proprio una stampa di come è stato scritto. Le distinte basi naturalmente delle variazioni ordini, è un'altra stampa praticamente che vi sta a indicare la riga e in più cosa c'è di componenti ali, mentre l'altra vi dava solo la riga d'ordine. Quella che troviamo in finestra link, qui vi indica anche i componenti all'interno della distinta base di variazione. Stampa costi e listini è quella che vi ho fatto vedere prima quando vi ho fatto vedere il mix elevato dei prodotti finiti. Il resto sono tutte stampe di bolle di lavoro e quindi degli avanzamenti. Una cosa che non mi ricordo se vi ho detto è che all'interno di un articolo potete avere distinta base di variazione automatica o distinta base di variazione primaria. Non possono coesistere contemporaneamente all'interno di un articolo, forse è la prima cosa che ho detto, ma non mi ricordo, quindi ve la ridico, distinta base automatica, che è la distinta base di magazzino, e distinta base di variazione primaria, o l'una o l'altra. Io per oggi direi che abbiamo terminato, vedo che siamo alle 5:10, quindi siamo rimasti anche in pieno orario, abbiamo trattato praticamente tutti i temi. Non mi sembra di aver saltato nulla, navigazione di distinta base, categorie di sviluppo, logica, tabelle, abbinamenti, strutture articoli, distinta base grafica, le distinte basi di variazione, tutte le questioni relative alle distinte basi, quindi condizioni, campo quantità, semilavorati automatici, utilizzo dei semilavorati automatici, condizionamenti per fase. Le icone che mi contraddistinguono i componenti di distinta base, quali tipologie di articoli possono avere la distinta base e quali tipologie di articoli possono essere inseriti in distinta base, quelli che sono i limiti e il concetto di distinta base aperta. Ok, direi che possiamo chiudere, vi ringrazio ancora una volta a tutti e buona serata.